fuck. Metto da qui. Conferenza programmatica della CISL Funzione Pubblica Salernitano, un appuntamento a cavallo tra i due congressi, la chiamata per tutti i quadri territoriali? Sì, certamente, è un'organizzazione che sta cambiando per tentare di adeguarsi ai cambiamenti della società, nuovi bisogni, gravi crisi di quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione, incertezza e precarietà nel lavoro, precarietà nell'applicazione dei contratti, la necessità di caratterizzarci come un sindacato innovativo, un sindacato che tenta di leggere e contestualizzare la realtà per essere all'altezza dei tempi. Tante le vertenze in atto sul territorio, cominciamo dalla sanità. La sanità è una lunga vertenza, la sanità è uno dei diritti fondamentali, la sanità non può essere governata da commissari né da tagli lineari, come non può essere nessun settore pubblico governato con tagli lineari. Abbiamo carenze di personale, necessità di riorganizzazione dei servizi, abbiamo però la necessità che in un nuovo governo, un moderno governo della cosa pubblica ci si provveda in primo luogo a fare in maniera tale che la parte pubblica, quella dirigenziale, sia all'altezza dei tempi, competente e capace. Problemi alla provincia ma anche nel settore dei beni culturali? Problemi dappertutto, la provincia vi sono dei problemi di pensare, di riformare attraverso le leggi, mentre invece le vere riforme si fanno con i cittadini, i lavoratori all'interno degli enti locali. La questione della provincia siamo fiduciosi perché comunque forse dal 1° di novembre e sicuramente dal 1° di gennaio 2016 ci sarà un'allocazione di risorse di 11 milioni per il personale, 8 milioni per la gestione del personale e quindi probabilmente per gli addetti e per le funzioni non fondamentali ci sarà una soluzione, però questo è quello che viene declamato, viene attenzionato e purtroppo deve venire realizzato. Per quanto riguarda gli enti locali e i beni culturali, sappiamo che o si ha una vera riforma nella gestione di queste strutture o ci si mette in condizioni di adeguare queste strutture e renderle aperte al di là della visione di cose d'arte e cose antiche, ma renderle integrate in quella che è la vita di tutti i giorni, o non ci sarà nessuna possibilità di mantenere i siti aperti e quindi si correrà il rischio che ci sarà un degrado complessivo di tutti questi beni, e questa è una cosa intollerabile perché è una ricchezza del nostro territorio, è una ricchezza dell'Italia, è una ricchezza culturale, è una ricchezza che da un punto di vista morale ed etica deve essere garantita per sempre. Conferenza organizzativa della CISL Funzione Pubblica Salernitana, con la presenza di Doriana Vita, segretario generale della Funzione Pubblica Regionale. Un incontro dei quadri salernitani. Sì, cominciamo veramente oggi con Salerno, quindi sono anche contenta perché devo dire la verità, ho letto la relazione del segretario generale e ha colto perfettamente tutti gli spunti sui quali noi vogliamo discutere e portare il nostro contributo all'Assemblea Confederale Organizzativa che si terrà a metà novembre a Riccione. Dobbiamo ripensare a un nuovo sindacato in una società che è cambiata, dove il lavoro, anche quello pubblico è cambiato, sono cambiate le modalità contrattuali, sono cambiate le forme contrattuali e le relazioni sindacali. Non possiamo rimanere in uno schema immaginando che la funzione pubblica possa e debba continuare a lavorare come se fosse quella di 10 anni fa, avevamo molti più distacchi, avevamo molte più agibilità sindacali, risorse e contratti che venivano rinnovati di anno in anno. Oggi siamo in un'emergenza totale e questa emergenza ci pone nelle condizioni anche per meglio affrontare la parte pubblica, con la quale dobbiamo mettere in piedi un ragionamento ma fatto su competenze vere, quindi dobbiamo diventare anche più competenti e quindi formazione dei quadri a cominciare dall'RSU e dall'RSA, dobbiamo cambiare. La parola cambiamento non significa cambiare un quadro dirigenziale o piuttosto un segretario generale, cambiare significa capire quello che non va e farlo in tempi brevi.
tante le vertenze nel Salernitano, provincia, sanità, beni culturali, i tagli delle sovrintendenze forse hanno un respiro più regionale. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che questo governo, ma aveva cominciato anche il precedente governo Monti, hanno inteso e intendono continuare in una proposta di riforma della pubblica amministrazione partendo dai tagli lineari che colpiscono i dipendenti che sono sui vari posti di lavoro, quindi sono state chiuse agenzie fiscali, sedi dell'INPS, dell'INPDAP e quant'altro. Si sta provvedendo a una chiusura delle province perché piano piano con la legge 56 del Rio e con la legge di stabilità 2015 che ha previsto che le funzioni non fondamentali tornino alla regione e la regione non ha fatto una legge di recepimento. Circa 220 dipendenti, se non 350 se consideriamo caccia e pesca, rischiano gli esuberi. Il quadro complessivo, quindi il quadro nazionale con cui la politica si sta approcciando alle questioni dei territori e quindi anche dell'area salernitana, è la stessa con la quale i governi regionali, speriamo in questo presieduto dal presidente De Luca, dia segnali diversi, procedono tutti allo stesso modo, tagliamo le posizioni in dotazione organica, quindi meno dipendenti, meno soldi, però una riforma vera non c'è. Qual è la riforma vera? Tagliare gli sprechi e noi abbiamo prodotto diversi documenti dove immaginiamo che gli sprechi possano essere tagliati, parliamo delle consulenze, delle convenzioni, esternalizzazioni di servizi, abbiamo nel capitolo dello Stato e in ogni amministrazione pubblica una spesa per beni e servizi che aumenta progressivamente del 10-12% annuo. In quella spesa ci sono tutte le forme mascherate di clientelismo che non si possono più portare avanti perché assunzioni di personale non ce ne sono più visto che sono 10 anni che c'è il blocco del turnover, però intanto si continua ad alimentare una forma di precariato assumendo personale che poi alla fine verrà stabilizzato e ovviamente queste forme poi di assunzione eludono le norme nazionali che prevedono che nella pubblica amministrazione si entra per concorso. La riforma del Ministero Beni Culturali sta penalizzando oltremodo la Regione Campania ed in particolar modo le sovrintendenze di Salerno. Cosa sta facendo il sindacato su questa questione? Allora, abbiamo già proclamato 2 mesi fa lo stato di agitazione perché la riforma e il riordino del MIBACT ha portato all'accorpamento di diverse sedi sovrintendenza regionale piuttosto che polimuseale, senza badare minimamente al funzionamento degli stessi e sembra che questa riforma sia stata scritta da chi non fa differenza tra polo museale, sovrintendenza regionale, beni architettonici e paesaggistici, diciamo scritta tout court per tutte le realtà. In Campania, dove insiste il maggior bene monumentale, architettonico e archeologico del centro-sud, che cosa stiamo vedendo? Nomine di nuovi direttori generali, i quali senza comprendere bene che mission dare alla loro azione stanno tagliando gli organici, quindi i dipendenti dei Salerno, Pestum, diciamo, hanno protestato perché vorrei vedere qualsiasi padre di famiglia, 60-65 anni, 2-3 anni dalla pensione, costretto a dover fare 100-110 km ad andata e 110 al ritorno per andare a lavorare. Stiamo impoverendo ulteriormente quelle che sono disponibilità in capo alle famiglie, quindi riducendo il potere d'acquisto. Tutto questo con grande documento per i visitatori dei centri che molto spesso non hanno la giusta assistenza e sicuramente non trovano quelle garanzie per i servizi.